Buongiorno a tutti, sono Francesca Cianfarini e sono filosofa e scrittrice di Milano. Quest'oggi vorrei parlare del professore di filosofia della scienza, Giulio, Giorello, per parlare del suo ultimo libro, dire, consigliarvelo come lettura. Il professor Giorello ovviamente è stato un mio professore, una persona che ho apprezzato molto e che mi ha aiutato per quanto riguarda l'aspetto formativo del mio pensiero, anche se abbiamo idee sicuramente differenti. Però mi sembra una persona molto onesta da un punto di vista intellettuale e quindi ha tutta la mia stima. Ecco, per quanto riguarda il libro che è uscito adesso del professor Giorello, di cui vorrei comunque consigliarvi la lettura. Ecco, questo è il libro edito da Mondadori, Il fantasma e il desiderio. È un libro che non tratta in modo, diciamo, sistematico la storia delle leggende di fantasmi o di che cosa sono effettivamente i fantasmi. Si tratta di un libro che contiene cinque racconti, secondo appunto Giorello sono fantasmi che non esistono e che pure possono uccidere o almeno ci provano, come lui dice. Sono racconti che contengono al loro interno delle citazioni interessanti che possono portare sia all'approfondimento di questo tema, quindi il tema del fantasma, che secondo me è anche molto interessante a livello filosofico rispetto a quello che è l'analisi delle apparenze o di ciò che possiamo vedere anche di straordinario nella vita. Mi piace comunque l'idea che Giorello abbia associato al tema del desiderio i fantasmi, quindi che i nostri sogni e desideri siano comunque collegati a questa realtà dei fantasmi. Ecco, naturalmente la nostra opinione non è la stessa, ma mi piace il fatto che lui abbia attirato l'attenzione su questa tematica che io ritengo interessante. Non vi dico null'altro di quello che c'è scritto nel libro, anche perché il fatto che non ci mancherebbe poi la suspense per leggerlo, perché qui si tratta ovviamente di racconti e quindi mi sembra giusto rispettare l'autore. Cos'altro posso dire? Sicuramente quello che è la mia esperienza diretta personale e quello che mi ha fatto immediatamente pensare a questo libro anche rispetto alla mia vita. I primi disegni che ho fatto durante l'infanzia, cioè disegni dotati di senso, i primissimi disegni che uno potrebbe dire qui c'è comunque qualcosa di definito e sensato che è stato disegnato, erano disegni appunto di fantasmi. Cioè io disegnavo dei fantasmini con questi lenzuolini e tanti bottoncini su questi lenzuolini. Però appunto proprio è stato il mio primissimo disegno, chi lo sa, che non fossero tutti i miei desideri infantili. Ma per quanto riguarda invece le leggende all'interno della mia famiglia, ecco, io voglio rispettare anche qui la privacy di questi miei parenti, però c'è una leggenda anche nella mia famiglia di un fantasma che sarebbe stato visto da alcuni miei vecchi parenti nel 1930 in una via del centro di Milano. C'erano più testimoni oculari. E quindi possiamo, secondo me, attraverso il ragionamento, capire una cosa di questa leggenda, no? Se la prendiamo ovviamente sul serio, cioè come fatto reale, a parte che io ci tengo a precisare, siccome queste sono persone a cui voglio bene, io parto dal presupposto di non prendere ovviamente in giro nessuno e di considerare anche la possibilità che sia vero tutto questo, perché io sinceramente non sono una persona che non crede nei fantasmi. Personalmente io credo che esistano, ho visto delle cose veramente particolari nella mia vita, straordinarie, per cui per me non c'è nulla di male nel fatto che una persona creda nei fantasmi e vorrei lasciare l'assoluta libertà in questo, ma vorrei aggiungere anche che a livello, cioè io sono cattolica, per cui a livello del cattolicesimo, anche dalla dottrina del cattolicesimo, è preternaturale, i fantasmi possano tranquillamente esistere. Quindi
anzi, forse come cattolici, normale credere nei fantasmi, ecco. Naturalmente, però, non è una cosa che capita tutti i giorni, per cui bisogna anche rendersi conto che quando si raccontano certe cose in giro, beh, gli altri possono rimanere comunque perplessi e dire. Però hai visto una cosa veramente al di straordinaria, cioè al di fuori della norma, ecco, di quello che si può vedere tutti i giorni andando in giro per la strada, ecco. Quindi questo fantasma di una vecchietta sarebbe passato attraverso un muro e questi testimoni, questi miei parenti lo vedevano, vedevano questa vecchietta. Ora, sicuramente quello che si può dire è che a livello di ciò che è credibile o incredibile, le persone alle quali possiamo dare più affidabilità, secondo me, sono comunque le persone appartenenti alla nostra famiglia, la stretta cerchia della famiglia, meglio credere sicuramente a un parente stretto che non alla prima persona, cioè qui a livello di calcolo proprio probabilistico, non che non possa raccontare una bugia anche un parente stretto, però normalmente una madre non racconta delle bugie grandi ad un figlio e viceversa, mentre magari una persona che passa per la strada potrebbe dire una cosa verissima, però a livello, secondo me, nel calcolo della probabilità, normalmente è meglio non fidarsi proprio degli sconosciuti. Ci sono anche, insomma, il fatto di non fidarsi degli sconosciuti, la cosa che si dice spesso anche ai bambini, ecco, quindi c'è comunque un indice di probabilità minore o maggiore che una persona possa dire la verità, ecco, o meno. Ecco, quello che sicuramente anche mi colpisce del tema dei fantasmi, intanto io ovviamente non sono favorevole a forme di spiritismo, quindi evocazioni di defunti che peraltro non possono nemmeno, almeno per quanto riguarda la teologia cattolica, tornare a visitare i vivi con tanta facilità. Anzi, diciamo questo non è possibile soprattutto nel caso di anime trasfigurate che sono ormai in pace nei cieli, almeno per quanto riguarda la dottrina cattolica. Molto inquietante è tutta la parte relativa ai cosiddetti fantasmi bambini, no? Di fantasmi di bambini, perché effettivamente Giorello nel suo libro tende a dire che questi fantasmi possono, che non esistono, possono uccidere. In realtà, molto, secondo le leggende, i fantasmi sarebbero invece spesso morti, di morte violenta e di morte causata, come nel caso di omicidi o casi similari, quindi di anime incatenate. Infatti a me, diciamo, la storia dei fantasmi bambini sinceramente non mi piace, anche perché io voglio immaginarmi che la maggioranza dei bambini siano appunto bambini che hanno un'anima trasfigurata in cielo, visto che sono già così sfortunati, però ammetto che comunque non escludo nulla, ecco, perché io devo dire di questi mondi paralleli non so tutto e penso che chi mi venisse a dire che sa tutto di questi mondi paralleli, insomma, è molto anche qui nuovamente la probabilità è molto elevata che stia mentendo su tutta la linea. Io non credo che ci possano essere persone che sanno tutto di determinate dimensioni, sarebbe veramente una tesi fortissima da sostenere. Ecco, il resto di quello che voglio dire, che secondo me viene citato comunque molto, in modo molto azzeccato, un passo del Vangelo di Giovanni relativo a San Tommaso, detto anche Didimo, in cui si parla del fatto che Tommaso potrà toccare il corpo risorto di Gesù dopo la risurrezione. E questo ci fa notare come anche per il Vangelo, per quanto si dica beato chi crederà senza vedere, comunque sia anche importante il piano della realtà dei nostri sensi esterni, quindi di possibile percezione di qualcosa. Anche di esterno e reale e anche rispettivamente ai miracoli. Quello che vorrei dire è che sicuramente i fenomeni straordinari si suddividono in due casistiche principali, cioè ciò che noi possiamo vedere all'interno di noi stessi, vivere all'interno di noi stessi, per esempio nel caso dell'innamoramento da fuori uno può non vederlo.
Però sicuramente chi ha avuto un'esperienza dentro se stesso può dire io so cos'è l'amore, cioè poi è molto più difficile mettere in dubbio se stessi. Per quanto invece riguarda ciò che si vede fuori, quello è un altro paio di maniche. Naturalmente qui parliamo di fatti anche che possono riguardare la religione, tipo una levitazione. Uno che vede una levitazione di un essere umano la vede esteriormente, non la vede interiormente. Mentre se noi prendiamo l'apparizione della Madonna, anche se sembra che i veggenti la vedano fuori, no? In realtà, veggenti poi non è la parola giusta, io preferisco la parola mistici. Comunque, i mistici vedono qualcosa dentro loro stessi che fuori non può essere percepito dagli altri. Nel caso invece di miracoli esterni, di stigmate, di altri fenomeni, sono invece fenomeni esterni. Direi che questo serve proprio per iniziare a distinguere due categorie. Naturalmente, ecco, io ribadisco, questo è il mio parere personale, ecco, io non obbligo nessuno, perché poi ci tengo anche a precisare, questi sono fenomeni veramente straordinari. E se uno ci tiene anche, soprattutto a livello di un ambiente universitario, uno arriva e sostiene una tesi che allo stesso tempo debole, debolissima, e allo stesso tempo fortissima, a quel punto deve anche un po' cercare di spiegare le sue ragioni e anche sottoporsi, secondo me, a qualche domanda esteriore. Per questo, in questo filmato, ho fatto un esempio di che cos'è per me un esame della realtà che può essere, che può aiutare nel capire la situazione di una persona che ha visto o udito o percepito qualcosa di sensazionale. Ecco, per quanto riguarda la filosofia, io sono arrivata alla conclusione che sarebbe un'ottima materia di studio anche per i commissari di polizia, che purtroppo studiano normalmente giurisprudenza o scienze politiche, non perché facciano male a studiare queste materie, che anzi sono fondamentali per il loro lavoro. Ma un anno di base di filosofia li aiuterebbe nella ricerca logica, negli interrogatori, secondo me, e una buona base di grammatica italiana, quindi per gli interrogatori soprattutto, potrebbe essere di grandissima importanza. Io credo che i filosofi potrebbero dare una mano importantissima con il metodo di indagine e di ricerca filosofica proprio alle persone, alle forze dell'ordine. Questo è il mio parere personale, naturalmente possiamo condividerlo o meno, però secondo me sarebbe di grandissima importanza per un commissario approfondire anche la logica, e questo porterebbe a non fondare unicamente le indagini solo sul piano scientifico o su altri aspetti che magari potrebbero lasciar sfuggire degli indizi importanti. E per quanto riguarda invece l'esame della realtà, lo faremo adesso. Io risponderò solo in un punto. L'esame della realtà che vorrei proporvi è composto da 7 punti, e da questo potremo trovarlo, magari incredibilmente banale, quello che mostrerò, e tra l'altro non potremo avere dei risultati, perché nessuno, io devo dire la verità, i test di intelligenza piuttosto che i test in generale non mi piacciono molto. Ognuno potrà trarre le sue conclusioni. Questo esame della realtà lo può fare chiunque, lo può fare un invalido, un disabile, lo può fare una persona normale, cioè, o comunque che non ha i problemi di un disabile o di un invalido, lo può fare un vecchio, lo può fare un bambino, un uomo, una donna. E secondo me, se si potesse fare questo, cioè proporre questo esame della realtà a un vasto numero e di persone, proporre una statistica, ci si renderebbe conto che non è poi così banale il nostro modo di percepire i fatti che possono avvenire esteriormente, e anche le tesi più assurde. Comunque bisogna rispettarle, sperando sempre che non siano prese in giro, e comunque avendo la possibilità di capire se almeno a livello sensoriale e a livello della percezione della realtà ci sono dei punti, diciamo, di condivisione possibili per la maggioranza. Ecco, quindi adesso iniziamo l'esame della realtà.
La prima parte riguarda un esercizio semplicissimo, contare delle dita. Da questo capirete anche la mia percezione della realtà. Dirò solamente una volta, mentre esibirò le mie dita davanti allo schermo, che numero vedo, no? Quante dita conto. Quindi adesso inizierò a mostrarvi le dita delle mie mani. E ognuno di voi vedrà una sequenza numerica, e dovrà semplicemente limitarsi a contare. Ecco, la prima parte dell'esame della realtà con le vostre opinioni o ciò che voi avete percepito. Naturalmente, ecco, non ho potuto mostrare che io purtroppo non ho una grande telecamera, però questa è la prima parte dell'esame della realtà. A questo punto vi mostrerò tre oggetti. Questi oggetti hanno tre colori diversi. Dovete semplicemente chiedervi di che colore sono. Questo è il primo oggetto, guardate il colore. Purtroppo, ecco, io credo che così si veda. Questo è un secondo oggetto, il colore, sempre chiedetevi il colore. Questo è il terzo oggetto. Chiedetevi il colore. Questa è la seconda parte dell'esame della realtà. Ora vi farò vedere un altro oggetto e dovete pensare semplicemente a che oggetto è e quali sono le vostre conclusioni. Ora osservate. La quarta parte dell'esame di realtà è relativa ad un altro oggetto. Osservate e traete le vostre conclusioni. Io ho compiuto un'azione adesso, eh? Pensate a cosa provate. A questo punto vorrei invece parlare di tre situazioni diverse, quello che vi fanno in generale pensare a quali conclusioni potete arrivare. Parliamo dell'esame di una situazione. Un uomo brutto è sposato con una donna bella. Un giorno, andando in giro per casa sua, trova in un quaderno della moglie una foto. Nella foto c'è la moglie, molto bella, a fianco di un uomo molto bello. L'uomo e la donna sorridono e l'uomo bello mette un braccio intorno alle spalle alla donna bella. Da un punto di vista obiettivo, che cosa deve pensare il marito di questa foto? E questa foto che cosa prova da un punto di vista obiettivo? Parliamo invece di un'altra situazione. Ci troviamo in un consesso di scienziati. Uno scienziato ha letto in un libro che un pollo può vivere e correre senza la testa. Gli altri scienziati
sostengono che è necessario nel 2017 provare e vedere come testimoni oculari il fatto che il pollo può correre senza la testa. Questo è il secondo, quindi anche qui, quello che pensate di questa situazione. Ultimo esame di una situazione, un uomo va al parco, si siede sulla panchina e davanti a lui un bambino sta giocando a pallone. Vede un uomo avvicinarsi. L'uomo inizia a tirare dei calci al bambino. I calci continuano, il bambino inizia a versare dell'acqua sgorga dai suoi occhi. Il bambino urla e dice: "Stronzo, stronzo, mi fai male". Il bambino continua a gridare, l'uomo lo percuote picchiandolo al viso. Infine, il bambino è pieno di graffi e di ematomi. L'uomo prende il bambino tirandolo per i capelli e lo trascina via con sé. Ecco, queste sono tre, sì, e un'ultima situazione, queste sono tre situazioni in cui ognuno di noi può pensare quali sono le giuste reazioni che una persona dovrebbe avere. Ecco, a questo punto l'esame della realtà è finito. Ci tengo a dire che è un esame della realtà e non di realtà, perché secondo me in italiano si dovrebbe dire così. Penso anche l'Accademia della Crusca mi direbbe che è giusto così da un punto di vista dell'italiano. Ecco, io credo che la realtà ci fornisca sempre qualche dato importante. Anche se poi ovviamente ognuno di noi ha un modo di ascoltare o di sentire, oppure di vedere, di osservare, e di essere, cosciente. A questo punto termino questo filmato e vi consiglio ancora di leggere il libro del professor Giorello, Il fantasma e il desiderio.